Beniamino Vignola ad Avellino ha lasciato un segno indelebile negli occhi e nei cuori dei tifosi irpini. È stato uno dei giocatori più talentuosi della formazione biancoverde nei 10 anni di Serie A, uno dei centrocampisti di maggiore classe, tanto da spiccare dopo 3 anni il volo verso la Juventus, dove ha vinto tutto, ricoprendo il ruolo di vice Platini. Oggi la sua vita è lontana dal calcio grazie alla Vetrocar, azienda tutta italiana specializzata nella sostituzione di cristalli. Più che altro dal calcio alla vita normale, perché il calcio è stata per me una parentesi importante. Ho ancora dentro di me dei ricordi bellissimi che sicuramente mi accompagneranno fino alla fine, però sappiamo benissimo che la carriera di un calciatore ha un inizio ed una fine già prestabiliti, quindi quando si finisce si è ancora in un'età dove per la vita normale si è ancora giovani, quindi io ho avuto la fortuna di avere la possibilità di lavorare in un'azienda di famiglia e mi sono tuffato in quello che è il normale mondo del lavoro, quindi poi che ci siano i vetri per auto, che ci potevano essere altre cose, questo non cambia molto, ecco, questo cambia il regime di vita, il sistema di vita, il modo di pensare, il modo di vivere, che tra l'altro. Qual è il ricordo più bello dell'esperienza ad Avellino? Sicuramente dei 3 anni che sono rimasto ad Avellino io, il ricordo più bello è sicuramente il primo anno, quanto è stato un anno bellissimo e travagliato nello stesso tempo, perché partimmo con una penalizzazione di 5 punti e trovammo per strada il terremoto che sappiamo cosa combinò in quell'anno e ci fu la salvezza finale quando in quegli anni salvarsi come provinciale era già molto difficile. Con un handicap del genere fu sicuramente un'impresa storica. Invece qual è il ricordo di Sibilia? È un presidente molto vicino alla squadra, un presidente che poteva fungere da secondo genitore, era quasi un papà per tutti. E questo fu una delle cose che ci aiutarono molto in quelle stagioni.